Se parlo mentre uso un'arma, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, scrivere codice creatore forte, così come vedete a schermo, accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, la sfida di oggi è: se parlo mentre utilizzo un'arma, il video finisce. Ora ragazzi, quindi se praticamente ho l'M4 in mano, io mentre sparo, o comunque mentre semplicemente lo tengo equipaggiato, non posso parlare. Stesso discorso ragazzi per tutto quello che si può definire un'arma. In questo caso però pozzette per esempio non valgono. Vi ricordo ragazzi che io sto registrando questa sfida in live sul sito Viola con i ragazzi che mi controllano, quindi non posso barare. Se anche voi volete guardare video in anteprima o volete giocare con me a Fortnite e a tanti altri giochi, ragazzi basta che andate in descrizione nella sezione live streaming, andate sul link e iniziatemi a seguire sul mio canale del sito Viola, dato che quasi ogni sera siamo in live. Ok, focused. Ok, pozzette, posso parlare? Per ora sì, questo, ottimo. Questo lo sposto di qui. Andiamo in quella casa, c'è gente, la vedo. Dobbiamo avvicinarci velocemente, la kill me la posso prendere easy. Meglio farlo finché sappiamo che non ha cure. Bella mossa, mi è piaciuta ma non è stata abbastanza, mi spiace per te, man. Ok, non perdiamoci d'animo, primo coniglietto eliminato. Tra l'altro vecchia season, non sbaglio. O c'era anche nelle ultimissime, non lo ricordo. È un evento di Pasqua sicuramente, però non ricordo a quando risale. Sono felicioso di questo game mi ispira, non so perché. Ma questo secondo me è il game in cui riusciamo a vincere la challenge. Testa alta, pronti a qualunque evenienza, che sicuramente incontreremo dei tryhardoni. Ok. Ok, buono. Fatemi ricaricare. Dicevo, fatemi ricaricare. Più che altro qua sono ancora le ceste non aperte. Fatemi fare la pozza e poi ci buttiamo addosso i nemici, eh. Calmi tutti. Uno ha fatto la kill? Uno ha fatto la kill con la flare gun. Sto tipo ha fatto la kill con la flare, serio? Si può fare anche kill? Strano, non pensavo si potesse fare così tanto danno. Panico, pensavo di aver switchato un'arma. Ok, un'altra pozza grande, buono. Questa è sicuramente roba che dopo ci tornerà utilissima. Può fare anche 120 di danni la flare, serio? Cos? Ma sei serio? Cosa? 41? Pompa viola? Caricato? In faccia? Ok, va bene. Ok. Sono calmo. Vi siete calmi? Io mi faccio il giro, eh. Vedo se riesco a cappare il nemico e poi me ne vado. Forse c'è un nemico là. Sono... Ok ragazzi, il rampino non vale come arma, perché vabbè è un oggetto come diciamo le pozze grandi, le pozze piccole, si può parlare. Briganti nella zona davanti, direi di evitarli per quanto possibile. C'è gente là. Era un bot. Ciao briganti, ci si vede? Ok, allora calmi tutti, cerchiamo di salire qua. Gente! Calmi tutti, posso parlare, sono nel panico. Cavolo. Stanno le mele, ok. Perfetto, posto, cercavo queste. Va, magna, che la mela al giorno deva, leva il tryharder di torno. Boh, mi è venuta sul momento, orrenda però, capitemi. Sono nel panico. Magna, che buona la mela. Magna, a parte che sei il falò, vabbè, sono stupido.
se l'hai eliminato, ho equipaggio del piccone comunque. No, 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 devo inseguire. L'altro, è l'altro, è arrivato l'altro. Ti faccio fightare e vado a prendermi le cure. Stava una jug, l'avevo vista. Dove sono andati? Scusami, dove sono andati? Mm-hmm. Sotto, 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 sotto stanno. C'è un po' di game in questo tryharding. Lol. Decisamente. Mood della vita, c'è un po' di game in questo tryharding. Veramente un po'... un po' così. Grazie Anton, benvenuto tra i guerrieri. Ma io non vorrei che fossero collaborazionisti, perché stanno entrambi sotto, li sento, stanno entrambi sotto. Non vorrei che mi facessero qualche brutto scherzetto e si mettessero a collaborare. Vediamo dove si chiude la safe. Vediamo. Facciamo così, dai. Sta pure la... me la vorrei andare a prendere, quella approvvigionamento, però... ne posso fare a meno, sinceramente. Ne posso fare a meno. Grazie Mirko Joe, bella man, benvenuto tra i guerrieri. La safe però se si sposta di così poco... oh, ma la safe però non si smuove di un millimetro! Questi saranno il tizio al piano poco sotto di me e un altro sotto ancora. E non si staranno muovendo. Io però le cure ce l'ho, cari. Io vado di oltranza, non mi interessa. Devo portarla a casa il game, non devo fare kill. Non devo vincere in torneo. E anche se fosse un torneo, credo che giocherebbero così. Siamo seri, siamo seri. No, non pusharmi, ti prego. Proviamo, proviamo, va così. È uno skirmish, va così. Tanto sarebbe finita così. GG, godo come un riccio, fratelli. Non posso parlare quando ho un'arma in mano, ragazzi, quindi non scherziamo. Ok, prima a terra. Due a terra. Dai così, detesta raga, detesta. Cambiamo le armi. Ok, per ora c'ho il piccone in mano. Ok raga, andiamo un attimo, cerchiamo delle ceste. Facciamo così, io qui posso parlare. Facciamo così, dai, mi sono levato la pozza piccola. Gente. Mamma mia che tracking, bello fresco sto tracking, mi è piaciuto. Facciamoci un po' di materiali ragazzi per ora, dato che posso parlare, intanto vi intrattengo anche per quanto possibile. Ho visto già però della gente sulla zona, sulla fascia destra insomma di Lazy Lake rispetto alla mia prospettiva. Quindi vorrei aggiungermici, o aspettiamo che si danno le mazzate tra di loro. Che tra l'altro io dovrei, cioè è meglio che sto in silenzio quando fighto ragazzi, così mi concentro di più, primissima cosa, e poi evito di perdere la sfida. Sta uno là. Il problema è che non credo di riuscire a colpirlo da qui. Però se non mi metto con lo scar in mano, cioè con l'arma in mano, non ho idea. Vediamo un attimo, mi comincio a avvicinare, dai. Stanno sotto due, due sono. Quanto? Ho parlato con l'arma in mano. Che stupido.